Ciao, come state? Benvenuti sul mio canale. Il narcisista si rende conto di essere così tanto inadeguato, così tanto inappropriato? È una delle domande più comuni sul narcisismo. E partendo già da quello che caratterizza il narcisista, dalla definizione, insomma, del narcisista, il fatto che è egocentrico, che è incentrato su se stesso, quello che vuole ricevere dei trattamenti speciali, che crede di meritarsi di essere trattato in un modo del tutto speciale, differente rispetto agli altri, è quello che vuole il controllo, vuole dominare, quello che è molto sensibile alle critiche e quello arrogante. Perciò, partendo da questa definizione, dal quadro che lo caratterizza, ok? Perché lui è l'unico che conta, no? In equazione, è l'unico, quello superiore a tutti e a tutto. Partendo da questo quadro, direi subito che sì, si rende conto di essere inappropriato e inadeguato, però dopo dico subito no, non si rende conto di essere inappropriato e inadeguato. Dico di no perché poi entra in atto una specie di gioco, un cover mood, no? In cui il narcisista dice: ok, mi rendo conto di aver fatto qualcosa di sbagliato nei tuoi confronti, no? Mi rendo conto che mi sono comportato così, no? Ma non potrà mai farsi vedere per quello che è, nel senso che ha sbagliato, è umano e tutti sbagliamo. Lui non può accettare una cosa del genere. Perciò entra in una specie di diffidenza ed è talmente diffidente che non può accettare che l'altro vede che lui ha delle crepe, che lui ha delle imperfezioni, perché se l'altro sa che ha fatto una cosa errata, una cosa sbagliata, non è più quello perfetto agli occhi degli altri. Perciò il narcisista non sarà mai un libro aperto, anche perché a volte fa delle cose non solo sbagliate, non solo si comporta in modo, non lo so, non rispettoso nei confronti, ma fa appositamente delle cose anche potenzialmente dannose a livello morale, etico, non so, verso l'altro. Perciò non può dire sì, è colpa mia, oppure sì, ho fatto questo. Sembra magari aperto, ma in realtà non è affatto aperto, ti dice solo quello che vuole, perciò ha tanti segreti, fa tante attività anche in segreto, non sai mai quello che le passa per la mente, non sai mai quello che veramente crede di te o riguardo ad una situazione, non puoi mai avere un confronto, come dire, da cuore a cuore, un confronto aperto con lui. E non ammette mai di aver sbagliato, non ammette mai di avere una responsabilità, no? All'interno di una dinamica, diciamo, non si prende mai la responsabilità, è colpa sempre dell'altro. Perciò anche davanti all'evidenza lui manipola o lei manipola la realtà, oppure si mostra arrabbiato e urlante. Dirà: non so di cosa stai parlando, non so cosa ti è venuto adesso di parlare di quello, ma non so di cosa stai parlando, cosa stai dicendo, io non c'ero, io non ho sentito niente, io non sono stato coinvolto e non mi interessa e non sono stato io. E dirà questo. Dirà: non so di cosa stai parlando, non so che cosa c'entra questa cosa con me, io non c'entro, io non c'ero, io non ho sentito. Dirà questo per manipolare la realtà. Perché non può accettare che lui o lei può sbagliare, deve sempre far vedere agli altri questa faccia pulita, che poi in fondo gli altri lo sanno, soprattutto chi lo vive da vicino, sa cosa sta sotto la maschera. Perciò cosa possiamo capire di tutto questo? Come può essere interpretato questo suo comportamento, no? Diffidente, di negare sempre di aver fatto qualcosa di errato, perché poi il narcisista, ripetendosi all'infinito questa bugia, non sono stato io, cosa c'entro io, non c'ero io, non è la mia responsabilità, non sono stato coinvolto, non ho sentito, non, ok, se lo dirà infinitamente a se stesso finché finirà a credere che è così, non può essere lui quello colpevole, non può essere lui quello che non è perfetto, perché lui è coinvolto in opere caritevoli, perché lui fa, non so, beneficenza, perché lui è coinvolto in queste attività di, non so, per aiutare i poveri e per aiutare quelli più disagiati, diciamo, non può essere lui quello colpevole. Ecco perché dico no,
il narcisista non è consapevole del fatto che a volte è talmente inadeguato, è talmente inappropriato nei confronti dell'altro, no? Perché si costruisce subito un'altra realtà, si costruisce subito una falsa realtà, un falso sé. Perciò, facendo anche un passo indietro, perché so bene che sapete di cosa sto parlando, quando gli viene detto: ehi, mister narcisista, guarda che stai sbagliando, guarda che hai sbagliato, guarda che forse devi cambiare, guarda che non va bene questo, perciò so che sapete di cosa sto parlando se avete a che fare con un narcisista nella relazione sentimentale oppure nel rapporto di lavoro, perciò cosa, che risultato avete da parte del narcisista? Un muro di gomma, proiezioni, sei tu, è colpa tua, ma no, dovevi far tu, ma no, è la tua responsabilità. Dirà: sei tu che hai dei problemi, è colpa tua, sei tu che dovevi fare, sei tu che dovevi prendere in mano la situazione. Non si prenderà mai la responsabilità di nulla, mai. Perciò, se hai a che fare con una persona del genere, sappi che dicendoli, no, questo, guarda che hai sbagliato, guarda che non va bene così, guarda che devi cambiare, non fai altro che aumentare la tensione, aumentare la frizione, come dire, e si arriva a quel momento che uno dei due deve cedere, no? E sicuramente non sarà lui, perché il narcisista si nutre di emozioni. Perciò ecco perché io ci tengo a fare questi video, perché voglio che ci sia più consapevolezza di certe dinamiche, e bisogna allontanarsi da questi ambienti, bisogna allontanarsi da queste persone, no? Che non accettano la realtà, che non seguono la verità. Non bisogna accettare certe dinamiche, non bisogna accettare che l'altro ti umilia, che ti tratta male, che non ti mostra rispetto. Non bisogna assolutamente accettare, ma bisogna allontanarsi da queste situazioni, da questi ambienti. Bisogna mettere prima di tutto il rispetto che hai per te stesso, perché se tu accetti certi trattamenti, essere coinvolto in certe dinamiche confuse, non chiare, vuol dire che non rispetti te stesso, e nella bilancia bisogna mettere prima di tutto il rispetto per te stesso, perché è importantissimo, ti fa vivere con serenità, ti fa dormire bene sul tuo cuscino non avere a che fare con queste persone. Cos'è più importante, il rispetto che hai per te stesso o il rapporto con questa persona? Sia che sia un rapporto sentimentale oppure un rapporto di lavoro, se non ti senti rispettato, se non ti senti apprezzato per quello che sei, se non ti senti libero, se non sei sereno, allontanati. Grazie davvero di cuore, fatemi sapere cosa ne pensate di questo tema, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se vi è piaciuto, se vi piacciono i temi che tratto, che i video che pubblico. Io ci tengo tantissimo, e commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, le vostre riflessioni sono importanti, commentate qua sotto, io vi leggo sempre, e noi ci vediamo alla prossima con altri temi, spero interessanti per voi. Grazie, ciao!